Allora, io cerco di sintetizzare quelle che sono alcune sfide importanti che secondo me da un punto di vista del volontariato e dell'associazionismo ci sono di fronte in una situazione così complessa come quella attuale. La prima cosa che mi sento di dire è che noi siamo in una fase in cui non soltanto gli effetti della crisi hanno portato a una permanente ancora crisi sociale da cui non siamo usciti, perché siamo usciti dalla crisi economica, per così dire, perché siamo usciti dalla recessione nel 2014, ma purtroppo il nostro paese non ha recuperato i livelli di PIL precedenti alla lunga crisi che abbiamo vissuto e ha appena recuperato i livelli di occupazione, anche se con un fortissimo sconvolgimento interno della situazione, cioè li hanno recuperati fondamentalmente perché gli ultra cinquantenni hanno aumentato di 14 punti il tasso di occupazione e i giovani ne hanno persi 8. Quindi in sostanza noi siamo usciti dalla fase di recessione e siamo cresciuti in occupazione fondamentalmente per la crescita degli ultra cinquantenni occupati in seguito all'elevamento dell'età pensionabile, non perché c'è stato un grosso ingresso di giovani o adulti anche, che ancora né giovani né adulti fino a 49 anni hanno recuperato i livelli precedenti. La stessa povertà non è mai tornata ai livelli precedenti. E anche in termini di città la situazione è fatta la tra tutti e tutte la società. E i giovani e per i bambini mai recuperato dal 2012 c'è stato raggiunto e da allora ancora non è arrivato in situazione di ma c'è stato un po' stabilito, però invece il tempo retto di cittadinanza di scusa, togliamo un attimo l'ultimo minuto, no, togliamo un attimo il video, va bene? Certo, vai. Però dimmi da dove devo ripartire. Ma 30 secondi. Dopo il discorso del discorso ok, allora parto dalla povertà. Ecco la parola che si ma vogliamo fare con l'audio telefonico? Ma prova a disattivare anche tu il video, se regge meglio la chiesa. Vai, proviamo così. Vedi un po' se regge, perché se non facciamo direttamente al telefono, forse è meglio. Ecco, allora facciamo, proviamo così, se no si passa. Se il wifi va su e giù ci crea problemi, no? Al prossimo problema si fa telefonico. Dici? Va bene, allora vado. Dicevo che accanto al problema dell'occupazione, ovviamente che la crisi sociale non sia terminata, ma anzi sia a un livello molto elevato e più elevato degli altri paesi europei, ci è dimostrato dal fatto che la povertà è raddoppiata nel 2012, è triplicata per bambini e giovani e non è mai tornata a una situazione precedente alla crisi. Anche su questo fronte la crisi non si è risolta e questo ci pone un problema ovviamente serissimo, perché qui noi ci troviamo in una situazione in cui mentre altri paesi hanno ampiamente recuperato e magari iniziano a trovarsi alla vicinanza di una recessione, avendo recuperato la situazione
cioè senza ospite la vita, non potete stasera. Allora proviamo, abbiamo un po' di problematiche, proviamo telefonicamente, vi chiamiamo subito, va bene? Grazie. Sui
destini delle, delle persone. E da un punto di vista del vista la componente maschile, quello che emerge dagli studi che sono stati svolti a partire dai dati ISTAT è una cosa molto interessante, cioè se si analizzano le diverse generazioni, dalle più anziane alle più giovani, praticamente quello che è successo nel passaggio tra le generazioni è che per tutti c'è stato la maggioranza, diciamo, di queste generazioni hanno vissuto un cambiamento di classe sociale rispetto ai propri genitori. Quindi in termini, diciamo, assoluti, la mobilità sociale è elevata perché è la maggioranza della popolazione che si muove. Quello che succede però è che mentre in passato le generazioni più anziane, diciamo, hanno conosciuto un cambiamento di classe, soprattutto in senso ascendente, quindi era maggiore la proporzione di chi saliva rispetto alla proporzione di chi scendeva, quello perché c'è stato ovviamente il grande cambiamento con l'industrializzazione prima, se noi pensiamo dalle generazioni del dopoguerra, no? Fino a oggi c'è stato il grande cambiamento prima della industrializzazione, poi in una seconda fase della terziarizzazione. Questo ha portato a un aprirsi di numerose posizioni lavorative ai livelli medio-alti e quindi ha dato la possibilità a moltissime persone di passare a una classe sociale più alta. Quello che sta succedendo ora invece è l'opposto, e cioè sta aumentando il declassamento della popolazione, di ampi settori di popolazione, e questo declassamento sta aumentando anche per le fasce sociali più alte. È chiaro che chi già sta in una situazione, diciamo, nelle classi sociali alte da un punto di vista familiare dei propri genitori ha più probabilità degli altri di rimanerci. Però è anche vero che è aumentata anche in questi casi la probabilità di essere declassato. Questo spiega anche perché gli effetti della crisi hanno portato a questa forte rabbia che si è creata anche in ampi settori della popolazione e non settori semplicemente, non soltanto settori disagiati, ma trasversalmente. Questo vuol dire che è sbagliato dire che l'ascensore sociale si è inceppato, si è fermato, perché in realtà il movimento che c'è tra una classe sociale e l'altra è molto sviluppato, però quello, il cambiamento che c'è innanzitutto è che è maggiore la componente che scende, che viene declassata, e per di più però quello che si evidenzia è che ciò avviene per i cambiamenti del mercato del lavoro, perché si restringono di più le posizioni medio-alte e per questo che si scende di più e non tanto per i meccanismi di trasmissione di classe. Cioè quello che si è evidenziato dai dati ISTAT è proprio questo, cioè che nel passaggio tra una generazione all'altra i meccanismi di classe continuano ad agire in modo forte, ma continuano ad agire nello stesso modo. Quello che è cambiato è la struttura del mercato del lavoro, che ha dato così, che crea una situazione di minori opportunità un po' per tutti, anche se differenziata.
scienziato, cioè questo non vuol dire che la probabilità di uno che è figlio di un libero professionista di essere libero professionista è uguale alla probabilità di uno che è figlio di un operaio. Non è così, cioè la probabilità di un figlio di un operaio è enormemente più bassa di diventare un libero professionista, ma questa probabilità non è particolarmente, non si è particolarmente modificata per i meccanismi di classe nel passaggio da una generazione all'altra. Quello che ha contato di più è stato i cambiamenti nel mercato del lavoro. Inutile dire che questo è un tema grossissimo, perché i cambiamenti nel mercato del lavoro ne abbiamo ancora visti pochi rispetto a quello che ci aspetterà, perché l'innovazione tecnologica, la robotizzazione porteranno a un'ulteriore accelerazione di questi processi e quindi dobbiamo capire che il terreno su questo fronte è molto scivoloso. Accanto a questo ragionamento, che è un ragionamento più di natura di stratificazione sociale, va aggiunto come si innesca le tendenze demografiche interne al nostro paese. Allora, noi abbiamo due elementi cruciali, particolarmente critici e che non stanno andando, non danno segnali, diciamo così, di risoluzione. I due elementi che da un punto di vista poi di impatto economico sono molto critici riguardano il calo delle nascite da una parte e l'aumento dell'invecchiamento della popolazione dall'altra. Allora, partiamo dal calo delle nascite. Qui siamo in una situazione particolarmente critica perché? Perché in realtà noi ci stiamo trascinando, sembra che ogni volta si riscopre questo problema, no? Ci stiamo trascinando questa situazione da moltissimo tempo, cioè non è la prima volta che se ne parla, sono i demografi hanno sollevato il problema da moltissimo tempo, però in realtà nessuno ha mai affrontato alle radici questo problema. Cioè l'Italia ormai è un paese a permanente bassa fecondità, ma nonostante sia un paese a permanente bassa fecondità, siamo a 1,32 figli per donna, in realtà il numero di figli desiderato è due e lo è da tanti anni due, che vuol dire che c'è uno scarto enorme tra il desiderio e la realtà, scarto enorme rispetto al quale dal punto di vista delle politiche non c'è stato nessuna azione, ma poi ci torniamo. Noi abbiamo avuto la punta massima di nascite nel 1964, eravamo arrivati a un milione, un poco più di un milione. Poi che è successo? Che dal 1975 si assiste a un calo delle nascite molto rilevante che è proseguito fino alla metà degli anni 90. Poi ci sono state un po', alla metà degli anni 80, poi ci sono state un po' di oscillazione fino a quando siamo arrivati al minimo nel 95. Quindi stiamo parlando, cioè, dal 75 al 95, il 95 è il minimo, quindi sono tantissimi anni fa. E allora nel 95 noi avevamo 526.000 nati a fronte di 1.000.000 nel 64, quindi un tracollo. Che succede dal 95? Che inizia una lenta ripresa, che però è stata una ripresa lentissima ma continua. I nati dal 95 passano da circa 500.000 quanti erano a
548.000 nel 2004, quindi vuol dire che in 10 anni si sono spostati praticamente di 20.000, pochissimi, quindi una crescita ma molto, molto lenta. Adesso siamo a una situazione in cui le nascite sono di 100.000 ancora più basse, quindi ormai praticamente questa è un qualcosa che si è incardinato nel nostro modo di vivere da decenni e questo ha creato una situazione molto grave, perché se nascono 500.000 nati in un anno, 20 anni dopo, considerando che più o meno maschi e femmine sono la metà alla nascita, 20 anni dopo tu ci avrai 250.000 donne, 250.000 donne di 20 anni che possono avere figli. Nel 64 erano 1 milione, 20 anni dopo tu avresti avuto 500.000 di donne, no? Che avrebbero potuto avere figli. Allora, se le donne sono dimezzate perché non sono nate, praticamente si crea un processo a catena. O quelle donne raddoppiano il loro numero di figli, oppure c'è poco da fare, cioè anche se fanno lo stesso numero di figli di quelli di 20 anni prima, nasceranno metà dei bambini. Ora, per di più, noi ci troviamo in una situazione in cui se ne fanno meno di figli di prima, perché prima stavamo intorno ai 2 figli per donna, adesso ormai siamo a 1,32 e non bastano neanche gli immigrati, perché anche negli immigrati c'è una diminuzione. E le donne immigrate avevano un numero di figli per donna che era superiore a 2, adesso è andato sotto a 2 anche per le donne immigrate, nonostante il contributo delle donne immigrate sia cospicuo, perché il 20% dei bambini nasce da donne immigrate, che poi da donne straniere, diciamo, che non hanno la cittadinanza italiana, se dovessimo considerare anche quelle che poi la cittadinanza l'hanno acquisita, probabilmente sarebbero molte di più. Ora, quindi, il problema vero è che noi abbiamo un numero di donne che si è sempre più assottigliato in conseguenza di un calo della fecondità che è datato da anni, e un numero medio di figli per donna che è più basso di quello precedente. E questa cosa è frutto, però non è stata mai analizzata seriamente, perché quello che è successo è che in realtà nessuno si è curato di far sì che il numero desiderato di figli che le donne e gli uomini volevano potesse diventare un numero reale, perché è sempre stato lasciato ai singoli la responsabilità totale della cura, e i singoli volevano dire singoli in termini di madri e padri, singoli in termini di nonni, di rete di aiuto informale. Se non ci fosse stata questa, non avremmo avuto neanche l'1,3